Tutti. Nel video di oggi vi voglio parlare di un po' di prodotti che ho provato. Non si può dire prodotti finiti, perché ancora non li ho terminati, però li ho usati abbastanza da potervi esprimere le mie opinioni. Come succede sempre, quando parlo di qualsiasi prodotto che potete comprare, vi lascio i link, i miei link affiliata per questi prodotti. Nel caso dei prodotti di Avon vi lascio il link al mio Avon Store, dal quale adesso finalmente potete comprare direttamente e ricevere prodotti a casa vostra. E voglio parlare per primo di questo. Questo è una crema perfezionante, effetto filler al veleno di api. Spero che sia cruelty free perché comunque non la ricomprerò, perché io nella mia scempiaggine, quando l'ho acquistata, non avevo capito che era il veleno di api. Vabbè. Comunque, non credo che la ricomprerò perché sinceramente non mi sembra che abbia tutto questo effetto. Dice che è un effetto istantaneo, infatti l'avevo presa per usarla, soprattutto tipo prima di girare un video, appunto dico, me la do una mezz'oretta prima. Però non ho visto assolutamente questo effetto tensore, rimpolpante, non, no, quindi questo è un po' un floppettino, secondo me. Ormai la finirò, però ecco, poi tira, probabilmente non è adatta alla mia pelle, che io ho una pelle secca, poi comunque ragazzi, pelle matura, quindi probabilmente non è adatta per una quasi cinquantenne con la pelle secca, perché sento proprio la pelle tirare, ma non l'effetto tensore, proprio secca, eh? Ho la sensazione che secchi. Poi veniamo al secondo prodotto che adesso è qua, quindi ne ho usato abbastanza. È la soluzione alla caffeina della The Ordinary. Appena provata io mi aspettavo, ecco, forse il mio errore è che mi aspetto il miracolo, no? Tipo dopo 3 giorni aspetto il miracolo. E quindi avevo detto, ma non mi sembra che faccia un granché. Allora, vi dico tutte le mie opinioni sincere. All'inizio usavo solo questa sotto nelle borse, nel contorno occhi e non applicavo nessun'altra crema contorno occhi. Sbagliato. Se avete una pelle grassa forse va bene, lo potete fare, se avete una pelle secca e matura questo da solo non va bene perché la secca, secca la pelle, tende, io mi sono vista qua sotto che era la pelle quasi peggiorata perché appunto seccandola vedevo l'occhiaia sì forse appena appena sgonfiata ma mi si accentuavano le pieghe proprio perché sembrava disidratata la pelle, quindi se avete la pelle secca non lo usate assolutamente da solo. Poi effetto, gli effetti dovrebbero essere appunto sgonfiare le borse e schiarire la zona perioculare. Allora, a livello di sgonfiare le borse, lo vedete, io lo sto applicando, l'ho applicato anche stamani, ora è già un paio d'ore che l'ho applicato. Poi vabbè, ho un pochino di fondotinta, un trucco leggerissimo oggi, però non vedete le borse ci sono, ora è già un mesetto che lo uso e sulle borse mi sembra che l'effetto non sia eccezionale, mentre sull'occhiaia scura sì, secondo me è migliorata. A livello di colorazione è un po' meno marroncina l'occhiaia, il contorno occhi l'ho visto un pochino schiarito. Quindi da questo punto di vista sicuramente sì. Quindi riepilogando a chi lo consiglio a chi ha soprattutto l'occhiaia scura, ma non tanto per le borse, perché le borse, insomma, non è che abbia un effetto, però se avete l'occhiaia scura, usandolo con costanza, un po' attenua lo scuro. E poi soprattutto appunto se avete la pelle secca, applicate sempre sopra un altro contorno occhi più nutriente. Infatti io ho visto un miglioramento netto totale da quando ho ricominciato a usare questo. Questo è il contorno occhi a New di Avon.
Se mi seguite avete visto che io per diversi mesi avevo voglia di tornare più al naturale, al biologico, ai prodotti senza parabeni, cioè senza parabeni anche ora, se posso li evito, però senza siliconi, senza cose troppo chimiche. Però la pelle, ragazzi, cioè, evidentemente ho sbagliato prodotti, non lo so, ma sì, mantenuta, idratata, però non ho visto un miglioramento. Forse appunto vi ripeto, non ho preso prodotti comunque di alta gamma, ho provato prodotti sempre abbastanza economici e quindi non ho visto. Sono tornata a questo subito, da così a così. Purtroppo sono quelle, è quel tipo di crema che ha un'ottima performance se la usi, cioè, perché comunque ci sono dei siliconi, ci sono dei prodotti che vanno a migliorare proprio esteticamente l'aspetto della pelle. Poi, certo, smetti di usarla, la pelle si risvuota e ritorna all'origine. Però ho anche detto, ma ho quasi 50 anni, ma a sto punto, ma che me ne frega a me di dare il prodotto per forza senza siliconi? Cioè, che me ne frega? Cioè, io voglio vedermi la pelle bella. E quindi ho ricominciato a usare un po' di tutto. Quindi questo è il contorno occhi dell'Avon, che sono due cose. Uno è questo qua, che loro lo consigliano di dare il giorno perché di fatto è un unguentino. Ora non si vede perché mi sflascia la luce, tanto per cambiare. È un unguentino con una leggermente perlato, cioè che se lo date di giorno va a minimizzare proprio da un punto di vista estetico, come se fosse un trucco, l'occhiaia, ma io la parte sopra non la uso praticamente mai. Il buono è questo, la crema dentro. Allora, io da quando ho ricominciato a usare questo qui nel contorno occhi, prima applico il siero alla caffeina della The Ordinary e poi applico questo. E allora l'occhio sì, si è schiarito e poi lo sento più morbido, più, cioè, si vede un po' la differenza. Altro contorno occhi, quando avrò terminato questi due, è quell'altro di Avon, il Duo Gel, che anche lì, beh, probabilmente è un gel alla caffeina, anche quello lì funziona molto molto bene sulle occhiaie e sulle borse. Però ecco, sto provando un prodotto alla volta, intanto sto continuando a usare questi. Ho preso anche altri prodotti di Avon, poi ho anche dei prodotti di Estée Lauder da provare che me l'hanno regalati per Natale e quindi poi man mano, ma non voglio mescolare tutto insieme, voglio provare le cose un po' e vedere appunto l'effettiva efficacia, così poi insomma, ve lo dico. Quindi adesso sto usando questi e sinceramente questo io lo consiglio molto, dai 40 in su è veramente ottimo come prodotto. Poi sto provando questo, io avevo iniziato a usare il buffet, il multipeptide buffet della The Ordinary, che adesso non ce l'ho qui da farvelo vedere. Ho usato per un po' quello, poi quando mi è arrivata questa mini size ho detto la voglio provare. Allora, sia il buffet che questi mi sembrano entrambi efficaci. Il siero buffet della The Ordinary è ai peptidi, contiene un sacco di schifezzine, c'ha anche i parabeni quello, ma anche questo mi sa, ora non ho letto l'inci, ma mi sa che anche questo un po' di schifezzine ce l'ha. Entrambi usati come siero prima della crema mi sembra che comunque potenzino effettivamente gli effetti della crema che andiamo ad applicare, e quando ho tempo, perché non sempre lo faccio, i sieri me li stendo poi con il rullo di Giada. Rullo di Giada, che se siete curiosi non mi seguite ancora, lo trovate nei miei video sul canale, quindi andate a spulciare. Troverete i video dove vi faccio vedere il rullo di Giada, come si usa il gouache, eccetera, eccetera. Che sarebbe da fare tutti i giorni, ma io, ragazzi, io mattina e sera non posso, non ho voglia di stare un'ora lì, però effettivamente farebbe bene. E il siero steso con il rullo di Giada è perfetto perché si va ad applicare la giusta pressione, non si scalda, quindi viene spinto bene dentro i pori. Comunque anche questo mi sembra un buon prodotto, l'unica cosa,
ha una profumazione abbastanza intensa, buona, però intensa, quindi se non amate le cose molto profumate, questo ve lo sconsiglio. Mentre il siero Buffet ai Peptidi della The Ordinary non ha odore. Altra cosa che sto usando adesso è questa, io ne ho sempre parlato molto bene, infatti anche per la crema viso ho ricominciato a usare questa. Questa è una mini size perché spesso Avon mette in offerta le mini size dove c'è la taglia piccolina del siero, la taglia piccolina della crema e poi è in formato intero il contorno occhi, quindi se uno vuole provare per un po' di tempo una cosa, cioè che poi comunque anche la mini size di crema vi dura 2 settimane ma anche di più, cioè dura perché ne basta poca. Anche questa io mi vedo, da quando la uso mi vedo subito il viso un po' più pieno, anche se ci sono altri prodotti sempre di Avon che adesso me li sono fermati, poi ve li farò vedere sul catalogo quando faccio il video del catalogo Avon, ve ne parlerò. Voglio provare anche quelli che sono ancora più specifici per la pelle poco tonica, perché di fatto io per il mio tipo di pelle, poi non ho una pelle bella turgida, per esempio c'è la mia amica Rosa che ha la mia stessa identica età, però lei non ha una ruga, ha una pelle bella soda, è anche un pochino sovrappeso, ma è proprio il tipo di pelle il suo che è seppo, tonico, e quindi vabbè, quella è una questione anche di ci si nasce, no? C'è anche una questione genetica, quindi per il mio tipo di pelle voglio provare proprio i nuovi sieri, c'è cioè un siero pressato, insomma voglio provare un po' di cose, una cosa alla volta, proprio perché ho già una bella scorta di prodotti da testare. Comunque anche questa dai 40 in su, ragazzi, io ve la consiglio, 40, 40, loro la consigliano dai 45. Però ecco, è un'ottima crema multifunzione, inoltre c'è anche il filtro solare del 25. Per finire, adesso sto usando questa, che è un profumo delicatissimo, per la notte, perché quella è da giorno. Per la notte invece che usare la linea Anew, mi sono orientata sulla Nutra Effect, che è la linea quella per pelli delicate, sensibili, un pochino leggermente meno performante rispetto alla New, ma comunque molto confortevole. Ecco, io questa qui all'olio in perle la uso la sera sempre dopo il siero, è molto morbida, è ricca ma non è untuosa, quindi insomma mi sto trovando bene anche con questa, anche se vi ripeto ha più un effetto appunto di morbidezza, di nutrimento, ma non è una crema performante al 100% come quelle della linea New, però se avete la pelle sensibile, questa ve la potete dare tranquillamente, ovviamente evitate sempre il contorno occhi, mentre quella delle New sono un pochino più tostine, quindi su una pelle sensibile che si arrossa, andiamoci piano, magari. Ecco, se vi interessa prendetevi prima un formato prova per vedere la reazione che avete. Bene, quindi io per adesso dei prodotti provati ve ne ho parlato, quando li avrò finiti proverò cose nuove e dopo un po' che le testo magari ve ne parlerò. Vi ricordo giù in descrizione, magari anche nel commento che lascio in primo piano, così lo trovate meglio, vi lascio tutti i link dei prodotti di cui ho parlato, così insomma se vi interessano fate prima, ok? Io vi saluto, vi mando un baciotto e ci vediamo presto su un altro video, con un altro video sempre su questo canale. Ciao, iscrivetevi!